Buongiorno a tutti, è venuto a trovarci oggi Don Aurel Ana, Don Aurelio per gli amici italiani, della vice direttore della Caritas di Cluj in Romania. E, ecco, può essere un'occasione interessante per spiegare ai nostri benefattori che tipo di progetti svolgete a favore della popolazione. Buongiorno a tutti voi. A Caritas Cluj svolgiamo 6 tipi di progetti, di cui possiamo dire 2 mezzi per i bambini. Loro sono il nostro futuro. Allora abbiamo progetti per i bambini poveri che hanno problemi a scuola, per i bambini delle famiglie povere che hanno un alto rischio di arrivare a avere delle addizioni, droga, alcol e altre cose brutte. E abbiamo anche un servizio per i bambini disabili in cui proviamo di fare il meglio per loro, per diventare più autonomi, per recuperare quanto si può la loro mobilità, linguaggio, le loro funzioni che non sono come a tutti noi, purtroppo. E cominciamo per i bambini delle famiglie povere che sono piccoli. Sono purtroppo in Romania famiglie che sia monoparentali, sia famiglie con tanti bambini che non hanno mezzi per pagare le cose necessarie per andare a scuola. E allora noi proviamo, con l'aiuto di nostri benefattori, anche di cuore amico, di venire e coprire un po' queste necessità di base: cibo, vestiti, calzature. Sì, non sono nuove, ma servono per andare a scuola ogni giorno, e anche i materiali didattici che sono necessari alla scuola. Spesso dove c'è un bambino con disabilità, uno dei genitori non può lavorare o lavora su pochi soldi, allora c'è anche una famiglia che è sotto la soglia di povertà. Allora le terapie, le medicine sono molto care e non arrivano a pagarle. Per questa ragione noi proviamo di fare recupero, lavoriamo con psicologi, con kinetoterapeuti, con logopedi, penso che si dice, sì, logopedisti, sì. Per migliorare la loro condizione. Con l'aiuto di Dio, speriamo, e con il vostro aiuto possiamo dare una mano a questi bambini. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.